enorme responsabilità, però proprio in virtù di questo sto un po' cercando proprio in questo periodo, lo lancio come spoiler perché lo sto dicendo solo a te, quindi non ci sta sentendo nessuno, non l'ho mai detto a nessuno, anche se vabbè un po' magari si intuiva già, e sto cercando appunto dei canali per portare avanti anche tutto questo discorso qui. E infatti adesso ho messo le mani su TikTok e mi tocca. E al momento non ci pubblico ancora un granché, in realtà praticamente nulla, perché mi sto studiando vari altri account per capire se poterlo usare in tal senso e ovviamente come, perché TikTok è un ambiente tutto suo, ogni piattaforma è un ambiente tutto suo, tu che fai questo di mestiere di video appunto lo sai benissimo, quindi con l'immagine e così via, è Sicuramente davvero con TikTok la comunicazione. fare qualcosa di questo tipo comunque sarebbe rivoluzionario. TikTok ha un contenuto in generale abbastanza diverso da quello che c'è sul tuo canale ed è quasi di soltanto puro intrattenimento, canzoni, balli e piccole gag. Esatto, perché comunque subisce ancora l'eredità del vecchio Musical.ly, quindi Esatto. si sta evolvendo, però ancora si porta questi strascichi dietro, anche se ho trovato degli account, ahimè, al momento ancora stranieri, che invece fanno proprio anche, loro la definiscono informazione, per me è più sensibilizzazione, perché come informazione TikTok è troppo veloce. È molto è dispersivo, non è come YouTube, per cui io vado su, certo, anche su TikTok, però è più difficile che su TikTok io vada a rivedermi i video vecchi, è più facile che io i video li consumi attraverso il feed che il suo algoritmo mi propone, tra l'altro. Invece su YouTube c'è la ricerca e così via, quindi è più una repository, più stile accademia, università. YouTube la definisco la Wikipedia dei video, non a caso. Invece TikTok ha questo discorso qui. Però, appunto, tornando al nostro discorso, vedo che comunque sono molto seguiti. Ad esempio, la ginecologa che su TikTok dà consigli anche molto importanti alle ragazze, perché ovviamente su Sì, TikTok ci sì. sono più ragazze che donne, okay? Perché è una fascia d'età più giovane. Lo fa in 15 secondi, lo fa in modo molto fresco, molto adatto a quell'ambiente, è seguitissima e commentatissima. Ok, quindi ad esempio, eppure dà dei consigli, ma anche proprio sul controllo delle nascite e così via, roba anche molto pesante, potremmo dire. Però lo fa, come dicevi tu, mettendoci quella forma di intrattenimento in termini proprio di montaggio delle clip e così via, per cui il messaggio comunque è serissimo, però Però ti comunque lo incuriosisce fa con questo anche. nuovo mezzo. Esatto, ti incuriosisce anche solo il vedere come lo sta realizzando, come lo Beh, sta. c'è un nuovo format di un canale seguitissimo dei ragazzi che è Scuola Zoo. Sì, lo Su conosco Scuola come Zoo, canale. sì, perché è veramente seguitissimo. Su Scuola Zoo io non mi sarei mai aspettato di vedere un format dedicato totalmente alla sessualità in generale. E quindi c'è una sessuologa che parla del sesso tra ragazzi e questo è davvero molto importante perché alcune cose io non lo sapevo, devo essere onesto, ha iniziato a parlare, a discutere del sesso protetto, delle relazioni, in generale dell'intimità e devo dirti che mi è veramente piaciuto tantissimo perché magari delle pagine di così ampio raggio si mettono a disposizione degli utenti, anche da un punto di vista educativo, può fare la differenza, perché comunque un ragazzo che non se lo aspetta vede la scritta sessuologa parla di sesso protetto su Scuola Zoo, uno va a leggerlo, va a sentire quello che dice, e comunque è importantissimo. Anche perché magari in questo periodo in cui non si può andare a scuola e magari viene sottovalutato l'insegnamento dell'educazione sessuale, magari può anche essere d'aiuto.